Ognuno di noi può trovarsi nella condizione di dover prendersi cura di un congiunto affetto da malattie inguaribili che lo rendono vulnerabile ed incapace di provvedere a se stesso. Questa condizione, oltre ad essere dolorosa, può diventare frustrante perché ci si chiede se si riuscirà a dare al proprio congiunto le cure migliori. La residenza sanitaria assistenziale Madonna della Libera è la scelta migliore per il suo caro, una scelta che delegando a noi la cura e l'assistenza riserverà a lei un unico compito, quello di amarlo. Situata a Rodi Garganico, la residenza sanitaria assistenziale Madonna della Libera è gestita dalla IRIS SPA, società con esperienza ventennale nel settore sanitario. Ha ottenuto l'accreditamento istituzionale della Regione Puglia nel maggio 2011. Questo significa che è dotata dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dalle leggi regionali. La residenza sanitaria assistenziale è un particolare tipo di struttura sanitaria non ospedaliera che si occupa di ospitare per ricoveri più o meno lunghi persone che abbiano superato la fase acuta di particolari malattie. È la soluzione ideale per persone che non necessitano più della permanenza in ospedale ma che hanno comunque bisogno di assistenza continua, persone anziane con malattie cronico-degenerative o demenza senile, persone adulte colpite da handicap di natura fisica, psichica o sensoriale, non autosufficienti o affette da malattie croniche. L'RSA offre possibilità di soggiorno a 40 ospiti ed è organizzata in due nuclei. L'organizzazione per nuclei consente di accogliere nella stessa struttura gruppi di ospiti con problematiche diverse senza determinare interferenze e salvaguardando le esigenze di riservatezza. Il primo nucleo è riservato a 20 ospiti malati di Alzheimer, il secondo destinato ad altre 20 persone affette da malattie geriatriche, neurologiche e neuropsichiatriche non in fase acuta. Sono il dottor Luigi D'Ambrosio, coordinatore sanitario della RSA di Rodi, Madonna della Libera. La RSA, o Residenza Sanitaria Assistenziale, è una struttura che ospita pazienti che, venuti fuori da una situazione di malattia acuta, hanno bisogno ancora di ricovero perché hanno bisogno di un'assistenza specialistica sia di tipo sanitario che di tipo infermieristico. La residenza sanitaria Madonna della Libera è una struttura che accoglie circa 40 ospiti divisi su due piani. Un piano è dedicato con 20 posti letto esclusivamente a pazienti con malattia di Alzheimer o comunque con demenza di tipo degenerativo. Gli altri 20 posti letto invece sono occupati, si dice, in degenza ordinaria, cioè da pazienti che non hanno problemi di decadimento cognitivo, però hanno comunque bisogno di un'assistenza di tipo continuativo. La struttura è dotata, oltre che del coordinatore sanitario che sono io, di personale infermieristico, circa 10 unità, e un numero adeguato di operatori sociosanitari che si occupano in maniera più specifica dell'assistenza diretta al malato. Ha un controllo medico 24 ore su 24, cioè esiste un personale medico che svolge le sue funzioni 24 ore al giorno. Può contare anche su un'assistenza di tipo continuativo da parte del personale medico. La struttura che è attiva già da molti anni si occupa di pazienti che vengono fuori da una situazione di acuzia, per esempio pazienti che vengono dimessi dall'ospedale e che hanno bisogno comunque di una che non possono essere accolti a domicilio perché i familiari non hanno la possibilità dal punto di vista strutturale, dal punto di vista assistenziale, di continuare nella cura dei loro cari. Per questo motivo vengono accolti in struttura dove vengono quotidianamente eseguiti in maniera specifica per le loro necessità mediche, per le loro necessità di tipo infermieristico. Sono pazienti molte volte affetti da lesioni da decubito che quindi hanno bisogno di medicazioni quotidiane, oltre ovviamente alla parte alberghiera, quindi alla parte
che si occupa della, della degenza nel senso più lato della parola, quindi della, della, dei pasti, del, diciamo dell'assistenza generale del paziente. La normativa è questa: quando il medico curante della, del paziente ritiene che abbia bisogno di un ricovero in RSA, il medico curante compila un modulo che si chiama SVAMA e che viene poi sottoposto all'attenzione dell'ASL. L'ASL decide se il paziente è suscettibile di ricovero in RSA o meno. Una volta effettuato il primo ricovero, in genere la durata del ricovero è intorno ai 180 giorni, quindi questa è la prima fase del ricovero. Se però nel corso del ricovero ci si rende conto che il paziente non è in condizione di rientrare al proprio domicilio perché non ne ha la possibilità, perché i familiari non sono in grado di accudirlo, in questo caso si richiede all'ASL un ulteriore prolungamento del ricovero. Gli arredi possono essere anche personalizzati, cioè ci sono ospiti che hanno desiderio di avere qualche cosa che ricordi la loro casa, in quel caso noi gli diamo la possibilità di farlo, non ci sono problemi. Tra gli operatori che si occupano dei pazienti ci sono anche figure professionali che non sono strettamente sanitarie, c'è per esempio un'educatrice che si occupa della gestione dei pazienti, quelli ovviamente che hanno meno problemi di autosufficienza e che vengono accompagnati normalmente la mattina in una sala comune dove comunque possono svolgere le attività ludiche, attività insomma di interesse comune che possa distoglierli un po' da quello che è la routine chiaramente di un reparto che per certi aspetti può somigliare un po' a un ospedale, però diciamo che cerchiamo di alleviare quelle che sono le fatiche insomma, psicologiche di questi pazienti. Poi c'è una psicologa che segue in maniera specifica i pazienti ricoverati e attualmente abbiamo due fisioterapiste che nel corso della mattinata fanno attività di fisiochinesiterapia a tutti i pazienti, sia a quelli diciamo autosufficienti che quindi si alzano e possono camminare, sia a quelli invece che purtroppo sono costretti a letto e che fanno un'attività esclusivamente di assistenziale per evitare che abbiano delle lesioni da decubito o comunque delle lesioni insomma, a lunga distanza, delle anchilosi per esempio articolari. Quindi la struttura prevede queste figure che non sono strettamente sanitarie, però rientrano comunque nell'attività di un RSA. La riabilitazione serve ad impedire che la malattia peggiori, ad educare l'ospite a svolgere le comuni attività quotidiane. Si fa in modo inoltre di ridurre al massimo il tempo trascorso a letto, così da prevenire la sindrome da immobilizzazione nelle persone totalmente non autosufficienti. Un'educatrice professionale si occupa in particolare di terapia occupazionale, una disciplina riabilitativa che utilizza attività espressive, manuali e ludiche al fine di aiutare le persone a recuperare parte della propria autonomia. L'educatore professionale si occupa della terapia occupazionale, il cui obiettivo principale è quello di mantenere e migliorare le funzionalità residue dei nostri pazienti, sia da un punto di vista cognitivo che per quanto riguarda un punto di vista delle attività di base della vita quotidiana. Questo attraverso delle attività, tra le quali possiamo menzionare la rotta informale, attività ludico-ricreative, attività manuali, l'ascolto musica e il canto, la lettura del giornale,
in particolar modo è favorita la socializzazione, che è un aspetto fondamentale per la vita dei nostri ospiti all'interno dell'RSA. Il tutto ovviamente tenendo presente quali sono le attitudini personali dei nostri ospiti. Per favorire la socializzazione vengono organizzate varie attività, nello specifico tenendo presente in primis le varie feste comandate. Vengono organizzate delle attività, delle feste per quanto riguarda il Natale, per la Pasqua, per il Carnevale. In più ci sono ulteriori momenti di aggregazione, ovvero in occasione dei vari compleanni e in alcuni casi anche degli onomastici. Le attività di terapia occupazionale si svolgono in una stanza a parte rispetto al reparto e in base alle attività che sono in programma per quella giornata viene preparato il tavolo con il materiale necessario. I nostri ospiti quando sono pronti vengono fatti accomodare e iniziano così le attività. La socializzazione è fondamentale all'interno dell'RSA, in primis per rendere confortevole l'ambiente per il nostro paziente, renderlo il più familiare possibile. Cioè, lui è sì ricoverato in una struttura sanitaria, si trova al centro insieme a tutti quanti gli altri pazienti come lui, però vedendoli ogni giorno, frequentandoli ogni giorno, è un po' come se diventassero anche amici. Terapia riabilitativa in RSA riguarda quei pazienti con disabilità post-acute, cioè nel senso che non possono rientrare immediatamente al proprio domicilio a causa delle loro condizioni cliniche e o motivazioni sociali e familiari. Il tutto parte dal piano riabilitativo elaborato dal fisiatra, che comprende delle attività semplici come mobilizzazione passiva del paziente, passiva o attiva assistita, posizionamento del paziente corretto a letto per quanto riguarda i pazienti allettati, la quale viene fatta comunque con il personale sanitario, esercizi per il corretto posizionamento in sedia e riguardando il training deambulatorio. Il tutto sempre nel massimo rispetto del paziente, rispettando i suoi tempi e le sue capacità. Ogni paziente ha il suo piano riabilitativo in base alle proprie capacità. Non per tutti è prevista la riabilitazione, o meglio, sono previsti degli esercizi sempre con lo scopo di mantenere attive le capacità residue del paziente e cercare per quanto possibile di migliorarle per rendere il paziente sempre più autonomo. La residenza, inoltre, è in possesso di un certificato di qualità aziendale, ciò significa che la qualità, la competenza e l'organizzazione della RSA Madonna della Libera sono garantite anche da un organismo di certificazione indipendente. La Regione e l'ASL effettuano ispezioni sull'RSA ed eseguono controlli sulla appropriatezza e la qualità dei servizi offerti. La residenza dispone di attrezzature avanzate per l'assistenza ai disabili, ambulatori medici, palestra per fisiochinesi terapia, locali per terapia occupazionale. L'RSA Madonna della Libera è situato nel centro della cittadina di Rodica Arganico, in via Pietro Nenni 1, facilmente raggiungibile sia con mezzi pubblici che privati.